Bene ragazzi, oggi facciamo un video diverso dal solito, in una location diversa dal solito, con un audio che sicuramente farà uno schifo. Però l'importante è capire il perché e per come si fanno alcune cose. Oggi volevo montare la nuova creazione Regimax, purtroppo il tempo non me l'ha concesso. E quindi vediamo di fare una breve introduzione all'antenna, cercare di capire il perché e per come si fanno alcune scelte costruttive. Capiamo perché la Grazio Regimax è un'antenna nettamente superiore a qualsiasi altra 5 ottavi in commercio, che sia artigianale o commerciale. Capiremo i concetti di fase, cercherò di spiegarvi al meglio i concetti di fase, di rifasamento, di distribuzione di corrente sulle antenne, e di antenna collineare, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente è inutile andare a fare l'unboxing e a farvi vedere i numeri senza capire il perché e il per come si è arrivati a queste scelte costruttive. Cercherò di fare il video spezzettato per argomenti e cercherò successivamente di montarlo con quelle poche conoscenze informatiche che ho. E grazie soprattutto ai potentissimi mezzi del team Radio Killer, ossia un computer degli anni di Roosevelt. Però cercherò di fare il mio meglio. Innanzitutto facciamo una piccola digressione temporale. Quando mi contattò il signor Grazioli per mandarmi la prima 5 ottavi, praticamente io gli proposi tra le altre cose di fare una cosa che nessuno aveva mai fatto, ossia un'antenna collineare. Ovviamente non sto dicendo che il merito è mio, il merito è suo, ci mancherebbe. Però diciamo che io gli misi la famosa pulce nell'orecchio e gli proposi un'antenna fatta con 2 over mezz'onda, con un sistema di un quarto più un mezzo. Poi dopo vi spiego meglio cosa voglio dire. Comunque, volevo dirvi che il signor Gazzioli si è superato, vi ha fatto un'antenna addirittura superiore a quella che io avevo immaginato di fare e vi ha fatto un'antenna che è addirittura una mezz'onda più una 5 ottavi, mezz'onda costruita come un quarto d'onda, poi vi faccio vedere meglio cosa intendo. Quindi avete una mezz'onda più una 5 ottavi sopra, quindi avete un'antenna collineare ad altissimo rendimento. Allora, per capire il concetto di collineare, di fase, eccetera, eccetera, dobbiamo capire un attimino che cosa vuol dire antenna 5 ottavi, antenna mezz'onda, antenna un quarto, dipolo, eccetera, eccetera. Partiamo dal dipolo. Allora, premessa, per sulle premesse, perché sennò qua bisogna sempre specificare tutto. Questo video non è dedicato a quelli che sanno già questo argomento, questo video è dedicato a quelli che si imbattono sul sito di Graziori, vedono la Gmax e vogliono capire un attimino meglio il concetto e il principio di funzionamento che c'è dietro questa antenna. Quindi chi queste cose le sa già va avanti perché non saranno trattate in maniera particolarmente approfondita né in maniera particolarmente esostiva. Diciamo che sono trattate per essere comprese e più, ecco, più quello che per essere approfondite. Partiamo dal dipolo. Il dipolo, come lo conosciamo noi, come lo conosciamo tutti, intendiamo un dipolo alimentato in corrente, quindi la forma d'onda è questa, dove abbiamo la tensione massima agli estremi e la corrente massima nel punto di alimentazione. Poi, per trovare l'impedenza giusta, noi lo chiudiamo e abbiamo il dipolo a 120 gradi circa, sempre con l'alimentazione a 50 ohm, quindi a bassa impedenza, e con l'alimentazione in corrente. Abbiamo il massimo della tensione agli estremi. Se noi vogliamo prendere la ground plane, non è nient'altro che un dipolo fatto in questa maniera con più radiali, in quanto mettendo più radiali aumentiamo la corrente sul radiatore, però lasciamo perdere. Prendiamo il concetto che la ground plane lavora come un dipolo alimentato in corrente. Possiamo vedere la ground plane come una mezz'onda, perché questa è una mezz'onda a tutti gli effetti. Se mettiamo una mezz'onda alimentata all'estremo, viene alimentata in tensione, quindi non dovremo più alimentare in corrente, ma in tensione. Per alimentare in tensione, in questo punto dove avremo un'altissima impedenza, abbiamo bisogno di un circuito LC, ossia una bobina, una presa intermedia e un condensatore. La differenza delle varie mezz'onda commerciali risiede nella bontà del circuito LC. Quanto più questo circuito è buono e ha meno perdite, tanto più l'antenna è efficiente. Un altro tipo di antenna alimentata sempre in corrente è la tre quarti d'onda. Abbiamo la nostra bellissima mezz'onda e
e l'altro quarto, quindi alimentiamo sempre in corrente, sul ventre di corrente. Però c'è un problema, che questa semionda è uguale opposto a questa, quindi praticamente queste due semionde si annullano e l'antenna a tre quarti lavora come se fosse fondamentalmente un quarto d'onda. Poi, il fatto di avere lo stilo più lungo, queste due semionde che si annullano, in realtà produce un effetto sul lobo di radiazione che viene, diciamo, amplificato verso l'alto, viene sparato, tra virgolette, molto verso l'alto. Infatti, parecchia gente la consiglia nelle valli o soprattutto dove si ha necessità di avere un lobo di radiazione molto elevato, ma non è il caso del 90% degli utilizzatori dell'ACP. Per farlo in poche parole, questo in confronto alla 5 ottavi. Diciamo che il locale perde quasi sempre, a meno che non c'è una propagazione particolarmente a skip corto, dove ci serve un angolo di radiazione particolarmente elevato, oppure in casi particolari qualcuno lo usa nelle valli, in modo che con l'angolo molto elevato riesca magari a scollinare meglio, ma sinceramente ho sempre trovato la 5 ottavi superiore a qualsiasi tre quarti. Andando avanti, tralasciando la G-Pol, un sistema, diciamo, che è a metà tra una tre quarti e una mezz'onda è la 5 ottavi. La 5 ottavi. Scusate, una telefonata. Dicevo, la tela 5 ottavi è un caso particolare perché c'è la prima parte che è simile alla mezz'onda. Poi abbiamo la seconda parte che è simile a una tre quarti, però praticamente non abbiamo tutta la semionda fino alla fine, abbiamo solamente un ottavo, quindi abbiamo 4 ottavi più 1, 5 ottavi. L'altro ottavo è compensato da un'induttanza generalmente, quindi abbiamo solamente un ottavo in controfase con un ottavo. In questa maniera è vero che le due semionde si annullano, però avendo una superficie maggiore per una questione di angoli, tra dare e avere, tra perdite e guadagni, la 5 ottavi riesce a spuntare qualcosina in più in confronto alla mezz'onda ed avere un lobo di radiazione più basso, quindi diciamo che l'antenna di riferimento è la 5 ottavi. Ritorniamo sulla nostra bella 5 ottavi come antenna di riferimento, quindi abbiamo la nostra bella mezz'onda più il nostro quarto più la bobina. Ora, questa antenna abbiamo detto che è l'antenna più performante in base alle varie configurazioni. E la cosa è vera, se noi volessimo avere un'antenna superiore alle 5 ottavi, non potremmo andare sui tre quarti, non potremmo andare su altre tipologie di antenne, ma dovremmo andare su un'antenna collineare. Perché? Se noi immaginiamo un'antenna con uno stilo di 11 metri, per capirci, avremmo la nostra prima mezz'onda uguale e contraria alla seconda mezz'onda, quindi praticamente avremo la radiazione che si annulla. Per avere un'antenna superiore alla 5 ottavi, bisognerebbe avere un'antenna collineare, ossia un'antenna dove le due semionde sono in fase tra di loro, quindi non c'è la semionda dall'altra parte, chiamiamola negativa. Per fare questo bisogna mettere le due semionde in fase, ossia bisogna creare un rifasamento. Quindi abbiamo la prima semionda, rifasamento, che sarebbe praticamente la parte contraria, e la seconda semionda. Quindi praticamente lo sviluppo di questa antenna sarebbe così. Dove questa semionda, che è uguale o opposta a questa o a questa, viene eliminata. Quindi si crea un rifasamento e si crea la onda in fase con quella precedente o successiva se vogliamo partire dal basso. In questa maniera è come se noi avessimo un'antenna, due antenne, diciamo come se fossero due antenne che si sommano, quindi si sommano i guadagni e ovviamente per il principio della reciprocità, se un'antenna riceve di più, trasmette di più, quindi mettiamo un numero a caso. Se voi andate con 10 watt è come se andaste con 30, ma non è soltanto una questione di watt, è anche una questione di ricezione, perché se voi un segnale magari lo ricevete 3 per dire con la 5 ottavi, è come se lo riceveste 4, sempre diciamo numeri messi lì a caso, con l'altra antenna. Quindi praticamente voi avete aumentato l'efficienza sia in ricezione che in trasmissione. Purtroppo non bisogna pensare che mettere sempre più watt sia la soluzione migliore, perché oltre che farsi sentire, bisognerebbe pure ascoltare, quindi un'antenna che ha un guadagno doppio in confronto a un'altra antenna e che ce l'ha sia in ricezione che in trasmissione, fa sì che a parità di watt si vada molto ma molto più lontano, anche per una questione di lobby che poi vedremo.
E soprattutto in recensione si senta molto di più, perché alla fine, ripeto, è molto importante anche ascoltare, soprattutto per chi ama fare i DX intercontinentali. L'antenna collineare potremmo vederla come la cugina lontana dell'antenna direttiva. Vi spiego perché. Noi disegniamo la nostra bella antenna, vi faccio una mezz'onda per semplicità, e abbiamo la nostra, facciamo 5 ottavi, ne parlavamo di 5 ottavi, va. Facciamo così, con la bobina, e abbiamo un'antenna che radia a 360 gradi. L'antenna collineare è un'antenna molto intelligente, io qua ve la disegno come 2 per mezz'onda, poi in realtà quella di Grazioli è come se fosse una mezz'onda fino a 5 ottavi. È un'antenna molto intelligente perché il radio è sempre a 360 gradi, però è come se, tra virgolette, amplificasse sia la recezione che la trasmissione, in quanto riesce a convogliare tutta l'energia in un angolo di radiazione molto più basso. Quindi riusciremo ad andare più lontano e disperdere meno energia verso gli angoli alti che non ci servono. Vi faccio vedere velocemente i diagrammi e poi vi spiego perché. Questa è una 5 ottavi convenzionale, qui ho simulato una Grazioli. Come vedete, questa è tutta l'energia come viene, diciamo, non dispersa, come viene irradiata nell'etere. Adesso noi andiamo a vedere la collineare come si comporta. Allora, sempre con i nostri potentissimi mezzi dell'anteguerra, vedete come l'angolo di irradiazione è molto più basso e tutta l'energia viene concentrata tutta sugli angoli bassi. E non viene dispersa verso l'alto che non ci serve, viene tutta sparata, tra virgolette, sotto negli angoli bassi dove ci serve, quindi riusciamo a fare più strada letteralmente. Allora, perché ho detto che è la cugina lontana della direttiva? Perché il discorso della direttiva è identico. Noi prendiamo la nostra bella direttiva, gli aggi, due elementi, riflettore e radiatore. Il nostro radiatore è il nostro bel di volo, che ha una radiazione. In base alla distanza del riflettore dal radiatore, l'onda che viene generata torna in fase con l'onda del radiatore e si somma, quindi abbiamo un'onda maggiore, o quantomeno un campo maggiore irradiato in una direzione. Nella parte di dietro ovviamente è di meno, anche perché poi qua si sommano, qua si sottraggono, quindi diciamo che abbiamo meno radiazione nella parte di dietro e maggiore nella parte davanti, quindi questa antenna è direttiva e abbiamo la radiazione maggiore in una direzione. Questa qui riesce invece a convogliare tutta l'energia su angoli più bassi, quindi riusciamo più o meno con lo stesso principio ad ottimizzare ciò che abbiamo sia in ricezione che in trasmissione ed avere più ricezione e più trasmissione, praticamente come se amplificasse, come se fosse un amplificatore a tutti gli effetti. Non per niente abbiamo molti più dB di incremento, che poi per il principio della reciprocità sono sia in trasmissione che in ricezione. Allora voi mi direte, ma perché non l'ha pensata mai nessuno questa cosa? Non è che non l'ha pensata nessuno, le antenne collineari per VHF esistono da un sacco di tempo, da sempre. Il problema dell'antenna collineare per la CB è che diventa un'antenna molto importante e impegnativa sia da gestire che da montare, in quanto noi abbiamo addirittura 10,85 m di stilo nella Grazioli G-Max, il che viene fuori da questo calcolo. Noi abbiamo, allora, quell'antenna funziona così, è come se fosse una mezz'onda, rifasamento e una 5 ottavi. Quindi abbiamo un mezzo più 5 ottavi. Questa mezz'onda non viene alimentata qui in tensione, ma viene alimentata giustamente in corrente, quindi non c'è bisogno di circuito LC e l'antenna Grazioli viene sviluppata. Io mo i radiali ve li metto dritti, anzi facciamo dritti sempre. Quindi qua abbiamo i nostri bei 4 radiali, poi abbiamo il nostro bello stilo a un quarto d'onda, quindi 2,75 m, poi abbiamo un po' di spazio per il rifasamento,
E poi abbiamo i nostri piedi 5 ottavi che sono 6 metri e 80 circa. Poi abbiamo sempre il fattore K da considerare, il fattore d'accorciamento, insomma, e poi il rifasamento occupa un po' di spazio. Quindi noi abbiamo 2,75 m più 6,80 m, che se noi prendiamo la nostra bellissima calcolatrice, ci dice che 2,75 m più 6,80 m, sempre teorici, che poi in fase di montaggio e tutto diventerà un po' di più perché c'è lo spazio dovuto al rifasamento e più le varie tarature, sono 9,55 m che diventano 10,85 m. Evidentemente, diciamo, in linea puramente teorica è fatta così l'antenna. Quindi abbiamo il nostro bel quarto, l'altro quarto ce l'abbiamo qua sui radiali, e la nostra bellissima onda di 5 ottavi. In realtà la grazia G-Max non è perfettamente così, ha questa parte leggermente più lunga, in quanto nelle varie simulazioni è riuscito Grazioli ad avere un maggior guadagno allungando leggermente la parte inferiore. Poi magari domani, se riesco a farvi l'unboxing, vediamo bene le misure e tutto. Allora, vediamo un attimino quello che c'è sul sito. Io spero di avervi dissolto i vari dubbi sul fatto di cosa vuol dire antenna collineare, come funziona, i principi che ci sono dentro. Ripeto, sempre in maniera molto molto semplice, non approfondita, abbastanza superficiale. Come vedete, l'alimentazione non ha bobina, non ha niente, perché come abbiamo detto questa antenna viene alimentata direttamente in corrente. Quindi, se andiamo a vedere i vecchi disegni, avevamo detto che la Grand Plane noi l'alimentavamo in corrente, quindi direttamente abbiamo i 50 ohm sul punto di alimentazione, e infatti ne abbiamo i nostri bellissimi 50 ohm sul punto di alimentazione. Non abbiamo bobina, non abbiamo niente. Poi scorriamo, scorriamo, vediamo i diagrammi. Come vi dicevo, un diagramma bassissimo che concentra tutta l'energia dove serve senza disperderla sulle nuvole. Abbiamo la nostra bella tecnica qua delle correnti, anche se sinceramente questo rifasamento non deve irradiare, quindi questo rifasamento magari qui sul simulatore lo vediamo che irradia, ma in realtà se si fa la bobina di rifasamento metà in un verso, metà nell'altro, in realtà questo nemmeno irradia, magari fatta tutto in un verso un pochettino irradia, ma comunque è trascurabile. Abbiamo il nostro bel toroide, qui tutto il lobo 3D, il nostro rifasamento di cui vi ho parlato prima, il rifasamento che abbiamo per mettere in fase le due semionde. Il connettore sempre di ottima fattura, con dielettrico in teflon e spinette in oro. E poi vabbè, staffi di ancoraggio e tutto il resto. Poi magari faremo l'unboxing, spero domani, così la vediamo dal vivo. Niente ragazzi, io... Ah, un'altra cosa volevo fare vedere, che ho letto... dove l'ho letto? Mi sa qui, sì. Praticamente viene consigliato di controventare l'antenna. Metto qua un attimino in evidenza. Quindi sinceramente io credo di controventarla abitando in una zona particolarmente ventosa. Bene ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni. Io spero di avervi spiegato in maniera abbastanza semplice il perché e il per come si usano determinati accorgimenti sull'antenna. Secondo me questa è un'antenna che è una novità assoluta, una cosa assolutamente innovativa sulla banda CB. Ovviamente non si è inventato nulla, si è solo preso ciò che si usa su alte frequenze e riutilizzarlo sulla CB. Perché nessuno l'ha mai fatto? Sicuramente perché l'antenna è estremamente impegnativa, perché comunque da gestire 10 metri e passa di stilo, non so, col vento e tutto, non è una cosa molto semplice. L'antenna è sicuramente il top di gamma dell'antenna di riferimento, non ha nulla a che vedere con le varie 5 ottavi, che siano commerciali, che siano artigianali, qualsiasi altra 5 ottavi fatta col migliore materiale possibile, miglior metallo possibile. Comunque è sempre inferiore a questa antenna, perché giustamente noi è come se avessimo due antenne una sull'altra in fase, quindi è un'antenna assolutamente superiore. Secondo me il prezzo di vendita è anche giusto, perché io sono a conoscenza di realizzazioni artigianali che vanno molto meno e costano molto di più, quindi sinceramente il prezzo di vendita mi sembra molto competitivo. Mi piace l'idea di un'antenna collineare, io l'avevo immaginata
una questione di coerenza di fasi, l'avevo immaginata come una 2 per mezz'onda. Tanto è vero che ho preso dal buon Thomas una LEM Super 16 da far diventare collineare, poi per mancanza di tempo non ho mai portato a termine il progetto. Mi piace che il signor Grazioli abbia preso spunto da questa idea, diciamo, di fare un'antenna collineare che nessuno ha mai fatto e abbia sviluppato un'antenna addirittura superiore alle mie aspettative, in quanto questa, ripeto, lavoro come se fosse una mezz'onda più una 5 ottavi sopra. La prima mezz'onda sviluppata come una Grand Plane. Niente ragazzi, io spero di provarla il più presto possibile. Sicuramente un'antenna che non ha rivali, sicuramente un'antenna che guadagnerà tantissimo anche in confronto alla 5 ottavi classica di Grazioli, comunque a mio avviso quantomeno è l'antenna di riferimento, in quanto ne ho provate tante e mi sono fermato alla Grazioli perché sinceramente è l'antenna con la quale ho avuto le prestazioni migliori. E niente, io spero, ripeto, di fare tutti i test numerici, di fare tutte le misurazioni e rilevazioni del caso al più presto. Adesso che vi ho un attimino buttato lì un'infarinatura sul perché e per come si fanno determinate cose, magari i prossimi test riuscirete anche a decifrarli meglio. Saluti a tutti, Radio Killer.